Noi come Gura non potevamo non promuovere e sponsorizzare questo evento così importante che rappresenta una svolta, che rappresenta quasi una consacrazione di questo nuovo paradigma di medicina dei sistemi che ingloba anche la medicina integrata a cui noi facciamo riferimento da tanti anni. Questo è un evento estremamente importante perché riunisce ben 21 relatori, tutti docenti universitari, che si trovano uniti proprio per mettere in evidenza quali sono le caratteristiche di questo modello, di questo paradigma di medicina che ha una visione originale rispetto alla visione tradizionale della medicina attuale, ma che allo stesso tempo rappresenta un ritorno alle origini della medicina, ossia interpretare l'uomo come una unità di corpo, mente, spirito ed emozioni che interagiscono tra di loro. Di questo importante evento, appunto, che rappresenta una svolta nell'interpretazione della medicina, della visione della medicina da parte di autorevolissimi rappresentanti del mondo dell'Accademia italiana, avrà poi anche una ufficializzazione con un documento finale, la Dichiarazione di Milano, che vuole appunto rappresentare quello che si intende come la medicina di oggi e di domani e come dargli uno sviluppo anche in una visione socio-sanitaria di maggiore attenzione a quello che è il paziente, cioè una medicina centrata sull'uomo.